5 palle set per Piacenza, 19-24. Josifov sbaglia la prima, annullata. La prima palla set, 20-24, ritornano Tencati e Marshall per Papi e Josifov, mentre per la Tono Galli per pronto Gaylor. 20-24, ma ormai è praticamente inesorabile il film di questa partita, vale a dire tie break. Tono Galli dopo che si è fatta rimontare da Piacenza dal 2-0 al 2-2. 20-24, Gaylor picchia forte, Magnà, sontuosa ritazione come al solito, Marshall curato da Rejlek, 21-24, annullata la seconda palla set. Coscione va a dire qualcosa nell'orecchio di Zanussi. Il muro di Rejlek che vale il 26esimo punto per il cieco, anzi il 27esimo. Ancora Gaylor per la Tono Galli, poi battuto. Picchia forte, Magnà in difficoltà di ricezione, arriva l'Ace. Stavamo lodando Magnà, è stato sorpreso dalla battuta di Gaylor. 22-24, annullate tre palle set dalla Tono Callipo. E arriva puntuale il timeout discrezionale di coach Giuliani. 23 Tono Callipo, anzi, pardon, 22 Tono Callipo, 24 LPR Piacenza. Ancora due palle set a disposizione degli emiliani, mentre è tie break anche a Perugia, tra Perugia e Molfetta, e a Latina, tra Latina e Sora, match infiniti oggi in questo secondo turno infrasettimanale del campionato di Superlega Unipolsai, non aggiornata. Ancora Gaylor al servizio per la Tono Callipo. Quarta palla set per Piacenza. Gaylor in difficoltà, Clemenò. Magnà verso Marshall, arriva il muro della Tono Callipo, muro a tre con Costa. Fase break importantissima questa ora con Gaylor che sta trovando in battuta il varco giusto, sta mettendo in difficoltà la ricezione piacentina. Quattro palle set annullate, attenzione, 23-24, ultima a disposizione per Piacenza. Gaylor, Magnà in difficoltà, rivolto a Tono Callipo, Coscione, Barreto Silva, 24 pari e esplode il Pala Valencia, 5 palle set annullate. Sostanzialmente da Battista Gaylor arriva il secondo time out discrezionale da parte di coach Giuliani sul 24 pari. Che partita, ragazzi, 24 pari, Gaylor semplicemente sontuoso in battuta, ha messo in difficoltà Magnà e Clevenò, sono arrivati i muri della Tono Callipo e poi la free ball concretizzata da Barreto Silva. Si va ai vantaggi dunque in questo interminabile quarto set. Ancora con Gaylor al servizio, vediamo se il time out discrezionale avrà ripercussioni su Gaylor o se continuerà a martellare con la stessa potenza e precisione. Veramente bravo il francese. Gaylor, gran bordata, ancora arriva l'Ace di Gaylor, incredibile, incredibile, incredibile break di 6-0 di Gaylor, incredibile break di 6-0 di Gaylor. 25-24, Tono Callipo 25, LPR Piacenza 24, incredibile. Gaylor ancora in battuta, serie infinita del francese. Ancora una gran bordata, rischia l'Ace, rivolto Tono Callipo, Marra, Coscione, verso Barreto Silva, attacco vincente di Barreto Silva, 26-24, ma che vittoria della Tono Callipo, dal 19-24 è la grande esultanza di Cantor,